Buonasera e bentornati a Talk Sicilia. La puntata di oggi la chiamiamo Blog Sicilia Reloaded. È una puntata, oserei dire, autoreferenziale, che però apre una finestra sul mondo dell'informazione, su quali futuri ci si prospettano a noi che ci lavoriamo e voi che ci seguite con attenzione e passione. E ovviamente per parlare di che cosa sarà il futuro dell'informazione, quale sarà il prossimo futuro di Blog Sicilia, abbiamo due ospiti, devo dire, eccezionali, non posso che dire altrimenti, perché alla vostra sinistra c'è Biagio Semilia, il Ciao nostro Piero, ciao a editore. tutti. E alla vostra destra, se non ho sbagliato male le proiezioni della televisione, c'è il direttore Manlio Viola. Benvenuto Manlio. Grazie Piero e Ancora mi, so soprattutto a chi ci segue. ancora mi sopporti? No. No, perfetto, però andiamo avanti lo stesso. Allora, Manlio, se sei d'accordo, io inizierei direttamente, come dire, facciamo una puntata bella frizzante e mettiamo sul campo, come dire, quelli che sono gli argomenti principali, soprattutto argomenti che vengono contrapposti spesso agli editori e giornalisti, perché gli editori vogliono giornali più moderni, i giornalisti non per spirito tradizionale, ma non vogliono cedere rispetto ad alcuni punti che rappresentano, non parlo di etica o di deontologia, ma come dire, rappresentano, come dire, l'essenza stessa del mestiere dell'informazione. Dottoressa Emilia, benvenuto a Blog Sicilia. Di nuovo. Come si ci trova a Blog Sicilia? È un ambiente Ci si sente a confortevole. casa, Ci si tutto sente a sommato, dal mio casa. punto di osservazione ci si sente a casa, spero anche dal vostro, devo Sì, dire. assolutamente sì, ma d'altronde il tono molto allegro e confidenziale, poi vediamo fra 20 minuti come saremo, quali saranno i risultati. Biagio, a parte gli scherzi, anche per dare un servizio e spiegare alla gente quello che sta succedendo, come sta cambiando in questi ultimi mesi, giorni e ore il mondo dell'informazione? E soprattutto come cambieremo noi di Blog Sicilia per offrire un servizio più moderno, più leggero e più anche ricco di contenuti. Ma come tu sai, Piero, qua in blog cerchiamo sempre di chiederci, ma da anni, non da questi mesi, dalle ultime settimane, eccetera, quale scenario dobbiamo immaginarci rispetto al mondo dell'informazione, ai prodotti iperlocali, al nostro prodotto di informazione. Ci chiediamo sempre cosa desidera avere il pubblico e cosa noi possiamo fare per soddisfare questi bisogni di informazione che sono mutevoli, sono cangianti, che di solito riportano nella nostra esperienza cose che magari già sono accadute o stanno accadendo nel mondo anglosassone. E come sai, con il direttore Viola noi siamo sempre impegnati nella ricerca di soluzioni che possano coniugare il duplice obiettivo di soddisfare un'utenza che è sempre crescente. Blog Sicilia oggi ha comunque un centinaio di migliaia di utenti unici al giorno che vengono a leggere le pagine del nostro giornale, È i una grossa diversi. responsabilità. E dall'altro lato vorremmo soddisfare sì quest'utenza, ma mantenere quel profilo di credibilità che in questi tanti anni, e sotto la direzione di Maglio prevalentemente, abbiamo acquisito. Quindi, come sai, noi non sempre ci troviamo d'accordo sull'analisi di scenario e anche sulle soluzioni da adottare per portare avanti il giornale, però la considerazione sulla quale tutto sommato ci troviamo d'accordo, anche esasperando un certo tipo di consapevolezza, è che oggi noi stiamo facendo un giornale che non è pronto a ricevere dei lettori del futuro, cioè non abbiamo un prodotto che va incontro ai bisogni di informazione delle giovani generazioni, che in realtà sembrano non avere quasi bisogno di informazione per il proliferare dei social, dell'utilizzo, diciamo, molto avanzato ed esteso da parte di tutti, dalla Hai toccato, parte. perdonami se ti dico, un punto fondamentale. Io però vorrei fare proprio su, per, diciamo, poi ti ridò la parola, ovviamente, a casa tua ci mancherebbe, però prima di tutto proprio su questo tema dell'informazione nei confronti del pubblico del futuro. Io vorrei passare subito la parola a Manlio perché Manlio proprio nei giorni scorsi ha ricevuto la medaglia d'oro dell'Ordine dei giornalisti per i suoi 35, anche se è un ragazzino, 35 anni attivi. D'argento. Medaglia d'argento, insomma, tra poco arriverà quella d'oro. Comunque, 35 anni di professione, mestiere sulle spalle. Io ho letto, non ero presente alla cerimonia, ma ho letto il tuo discorso perché, come dire, hai messo il punto, come dire, su quello che è il futuro dell'informazione dal punto di vista del giornalista. Quindi, rispetto, come dire, alla traiettoria che il nostro editore disegna,
Tu come pensi che noi giornalisti ci dobbiamo, come dire, muovere per andare incontro a questo futuro che avanza a ritmi velocissimi, perché quello che era vero ieri già domani probabilmente è superato? È proprio questo il problema. Il problema è trovare un punto di caduta fra due esigenze. Una esigenza è certamente quella che stava dicendo Biagio, che è quella di venire incontro a un pubblico del futuro e contrastare, passatemi il termine anche se non è esatto, l'avanzata del modo di informarsi dei giovani sui social, perché questo modo di informarsi, anche se è semplice, rischia di essere anche pericoloso, perché le notizie che viaggiano su TikTok piuttosto che su vecchissimo ormai, perché ai tempi dell'informazione dobbiamo definirlo vecchissimo Facebook, sono spesso notizie che non hanno nessun tipo di filtro, nessun tipo di controllo e possono essere anche pericolose. Lo abbiamo visto per esempio con quello che è successo con la Blue Whale, con i ragazzini che si sono suicidati per partecipare a un contest su TikTok. Lo abbiamo visto con questo e con tante altre cose, e l'informazione viaggia nello stesso modo, senza un controllo che probabilmente non è possibile. Ma il punto di caduta che bisogna trovare è fra questo modo che hanno i giovani di informarsi, la loro abitudine a non fidarsi più dei mezzi di informazione, e l'etica che è del giornalista, che comunque, proprio perché non può andare incontro a vicende come la Blue Whale e deve contestarle, deve trovare un modo per raccontare la verità in maniera credibile, raccontarla in maniera etica, raccontarla in maniera corretta, ma raccontarla anche in maniera fruibile, appetitosa nei confronti di questa gente. Questo è la vera sfida. Quindi sostanzialmente tu dici è necessario un punto di equilibrio, però è chiaro anche che bisogna trovare dei nuovi strumenti di comunicazione. Servono gli strumenti, nuovi linguaggi più che nuovi strumenti. Servono gli strumenti, servono i linguaggi, ma quello che ho detto nel breve discorso a cui tu facevi riferimento all'ordine dei giornalisti è proprio questo. Ancora oggi è possibile fare l'informazione in maniera corretta. Bisogna lavorare forse di più. Abbiamo il problema di un algoritmo, perché quello è, che fondamentalmente decide alla fine che cosa è notizia, e lo fa in base a quelle che sono le richieste del lettore, che però non è detto che abbia un quadro completo sulla base del quale formare una richiesta. Quello che mi domando è: la richiesta che arriva è una richiesta consapevole? Probabilmente non lo è. Questo è il punto di domanda che è grande. Però bisogna sempre fare il conto col fatto che le aziende editoriali sono delle aziende, e di questo non bisogna dimenticarsi, ma sono anche degli strumenti di informazione che hanno un risvolto sociale importante, ed è altra cosa di cui non dobbiamo dimenticarci. Ed è per questo che spesso e volentieri editori e giornalisti non siamo d'accordo, ma non è che non siamo d'accordo perché siamo nemici, perché abbiamo punti di vista diversi della medesima cosa. Quindi diciamo Manlio ha toccato il cuore del problema, perché da un lato c'è la sostenibilità dell'impresa, dall'altro c'è l'autorevolezza dell'impresa che deve essere tutelata, o della testata in questo caso. Secondo te come si può coniugare questa ricerca, partendo dal presupposto di Manlio, che io condivido in pieno, cioè spesso il pubblico, se ci affidiamo all'algoritmo rischiamo di diventare prigionieri di quello che la gente immagina di dover conoscere. Ma io penso questo: credibilità, autorevolezza ed informazione sono aspetti che vanno inseguiti affidandosi a professionisti ed informazione con adeguata esperienza e consapevolezza appunto etica del proprio ruolo. Qua noi in Blog Sicilia da questo punto di vista mi sento piuttosto soddisfatto. Noi siamo un giornale che ha un'ambizione regionale, ha una vocazione regionale, ma una presenza territoriale su Palermo. Abbiamo Manlio Viola che ci dirige, che segue la politica con attenzione, accuratezza e credibilità riconosciuta dal nostro pubblico. Con grande pubblico. Anticipazione, come se fosse la sfera di cristallo, il nostro abbiamo Ignazio Marchese, non perché voglio fare solo i nomi di alcuni, che si occupa e non dai tempi in cui ha iniziato a collaborare con Blog Sicilia. Blog Sicilia è un giornale giovane, vecchio ormai, perché è dal 2010 che siamo in rete con questo prodotto. Abbiamo in questi anni avuto la possibilità di collaborare con te, con Piero Messina, con questo apporto abbiamo provato a potenziare
l'aspetto appunto dell'accuratezza e della profondità d'analisi legata allo strumento dell'audiovisivo. Abbiamo tanti altri collaboratori, penso a Gaetano Scariolo da Siracusa, che nelle ultime settimane con un nuovo prodotto sulle strade di Siracusa sta mostrando di poter, come dire, incidere nelle vicende cittadine di quella cittadina del sud-est della Sicilia. Quindi accuratezza, credibilità li continui a mantenere lavorando con dei professionisti che sanno cosa significa fare il giornalista, sanno ricercare le storie, sanno raccontare e soprattutto lo fanno senza il timore di essere smentiti dai fatti. Però, come diceva Maglio, questa è un'azienda, è un'impresa, l'impresa è tendenzialmente, come dire, tendenzialmente da definizione al codice civile è qualcosa che deve produrre un risultato economico, comunque non deve produrre delle perdite, non deve garantirsi l'autosostenibilità. E le imprese editoriali del mondo hanno in questi anni cambiato il modello di business, in buona sostanza, E come lo stanno cambiando, scusa? Mentre negli ultimi 10 anni, diciamo così, un po' dopo la nostra partenza, e poi mano a mano anche noi abbiamo abbracciato questa opportunità, il modello di business legato esclusivamente alla raccolta pubblicitaria era centrato sull'obiettivo delle pagine viste. Quindi un giornale doveva, per rendersi autosostenibile, per produrre reddito, diciamo così, doveva produrre molte pagine viste e molti utenti. E quindi a volte per raggiungere l'obiettivo delle pagine viste si è rischiato, in molti casi, mi permetto di dire che non credo che sia il nostro, però in molti casi si è perso, diciamo, lo spirito di fare informazione giornalistica pura, ma si è puntato in maniera un po' così discutibile solo sul risultato di letture Il e per clickbait raggiungere praticamente. la stagione del clickbiting, poi diciamo l'era delle fake news, sono in qualche modo tutto un frutto di questo modello di business. Oggi il mondo anglosassone, una ricerca dell'Università di Oxford del 2022, ma tante esperienze che ci sono nel mondo americano, nel mondo britannico, eccetera, ci dimostrano che i giornali online oggi devono sempre di più andare incontro a una politica che non è più tanto soltanto quella delle pagine viste, ma è quella delle subscriptions, ossia delle sottoscrizioni, degli abbonamenti, che non significa che il lettore di domani di Blog Sicilia dovrà essere necessariamente un lettore che paga l'informazione che noi somministreremo, ma significa che il lettore di Blog Sicilia di domani dovrà essere comunque un lettore abbonato, comunque un lettore che noi come Blog Sicilia Perdone, tu conosciamo. immagini una forma di abbonamento gratuito, significa entrare a fare parte di una community in pratica. Assolutamente, quello che immagino è che Blog Sicilia sia sempre di più uno strumento di servizio per i propri lettori, che sempre di più dia chiavi di lettura utili ai nostri utenti, ai nostri lettori, perché la loro vita sia se non altro un po' più semplificata grazie alla conoscenza che noi riusciamo a trasferire nel nostro giornale. E dovrà essere un lettore però coccolato, nel senso che il giornale dovrà, in qualche modo, la tecnologia ci aiuta ad applicare questa ipotesi di lavoro. Il giornale sempre più dovrà conoscere le preferenze e i bisogni di informazione individuali dei propri lettori, e quindi noi faremo sempre più un giornale basato sui user needs, sui bisogni dei lettori, però stando attenti a comprendere che non potremo soddisfare tutti i bisogni dei lettori, ma Infatti a sempre questo quelli punto, coerenti con una linea editoriale che noi perdonami, riusciamo. Biagio, io vorrei, hai introdotto, come dire, hai marcato un pochettino il perimetro di quello che può essere il futuro. A questo punto è necessario che Mario ci racconti il suo punto di vista rispetto a questo mondo così complesso degli user needs,
Cioè, non è che rischiamo veramente di essere ingabbiati in un perimetro che diventa più di comunicazione che di informazione? Ti dico di più, che un perimetro che rischia di essere non soltanto di comunicazione, perché ancora quello potrebbe avere il suo, la sua dignità, diciamo così. Quello che rischiamo è chiaramente qua, non dipende dalla scelta che fa l'azienda, ma dipende dal percorso che prenderà, la richiesta che arriva. Quello che rischiamo è di avere una situazione nella quale non potrebbe, per assurdo, la dico con un ossimoro, con una cosa che non può avvenire, per cercare di spiegare il concetto. Rischiamo che se il soggetto che viene arrestato domani mattina perché è mafioso di Borgata, è comunque amato nella Borgata perché la Borgata ha risolto problemi della Borgata, rischiamo di non poter più promuovere come notizia il fatto che il mafioso è stato arrestato. Naturalmente questo è un ossimoro, questo non potrà succedere mai. Ti ripeto un attimo, è un ossimoro fino a un certo punto, perché negli ultimi mesi, ma anche le grandi testate nazionali, la saga di Matteo Messina è andata proprio in questa direzione. È andata nella direzione quasi della mitizzazione. Perché? Perché fondamentalmente è quello che i lettori cercano. Lettori che poi fanno una cosa molto, molto singolare, perché da una parte ti vanno a leggere questo tipo di notizia, dall'altra parte appena la metti te la criticano con un commento e ti dicono ma perché scrivi queste sciocchezze? Fondamentalmente il problema sta proprio lì. È un po' quello che succede con le elezioni, passatemi anche quest'altro paragone. Quando si va a votare, il politico che raccoglie i voti fondamentalmente, possibilmente, ha una visione, si spererebbe almeno, alta delle cose, ma deve raccogliere il voto anche dell'uomo della strada, e allora abbassa la sua visione per rispondere alle esigenze della persona. Perché? Perché l'uomo della strada, che non è una cosa negativa, ma chiamiamolo così semplicemente per distinguerlo, l'uomo della strada numericamente è molto più presente del professore universitario piuttosto che. Questo cosa vuol dire? Che allora appiattiamo tutti i bisogni sul basso. Questo è un problema che vive la politica, è un problema che rischiamo di vivere noi come informazione. Però quello che io aggiungerei a questa considerazione è questo, che rischiamo di confondere il termine bisogni degli utenti con quello che gli utenti desiderano, che sono due cose non necessariamente coincidenti. La definizione di bisogno. Attenzione, Biagio sta entrando nel campo del marxismo puro, tirando dal punto di vista del filo putiniano. Non ci manca quello questo. Sarebbe una novità, però ci sta. Diciamo. Dico, il ruolo di un giornale, per come la vediamo noi e come stiamo cercando di discutere, è quello di, dall'alto appunto, delle professionalità che mette in campo, della capacità di analizzare la società, i fatti, le questioni che accadono attorno a noi, è proprio quello di inquadrare i bisogni dell'utente. Perché faccio un esempio che non è la mafia, ma se... Però, scusa, inquadrare in senso maieutico o in senso, come dire, assecondare? Perché sono definirli, due percorsi... Cioè, inquadrarli e svilupparli. Faccio esempio su... se oggi un cittadino palermitano si trova nella necessità, ha il bisogno di attivare una carta d'identità, quale percorso deve svolgere? Esistono dei servizi telematici che gli facilitano la vita? Esiste forse un giornale che gli spiega cosa deve fare per ottenerlo in un mese, in sei mesi, in tre giorni, a seconda delle opportunità della pubblica amministrazione? Poi il giornale inquadra, quando io dico inquadra il bisogno, intendo dire un percorso attraverso il quale identifica le carenze su questo fronte e su questo tipo di notizie, identifica le carenze di comunicazione istituzionale sulle quali ci incontriamo ogni giorno. Ritengo che un giornale come Bloxicia, come tanti altri giornali, sopperiscano a un deficit di comunicazione istituzionale che è ormai imbarazzante. Atavico, è imbarazzante perché poi impatta sulle vite delle nostre famiglie, dei nostri figli e sul tempo che dobbiamo impiegare per risolvere. Che quello è il problema, perché lì hanno deciso i grandi enti della pubblica amministrazione di non fare più informazione ma di fare comunicazione. Ma al di là di questo, quando dico un giornale che sia centrato sui bisogni dell'utente, è un giornale che sia in grado di capire di cosa l'utente abbia bisogno e che lo aiuti ad affrontare e risolvere quel bisogno
facendosi anche da ponte tra i Però vari. sono qui che io intervengo un attimo, perché questo è il concetto della notizia di servizio, e sicuramente la notizia di servizio è un concetto anche giornalistico, perché anche storicamente, anche da un punto di vista del vecchio giornale cartaceo, quando dico vecchio intendo come concezione, non certo Ma per perché farlo cosa leggere, i famosi tamburini i dei famosi tamburini, teatri, dei cinema, c'è sempre stato il anche concetto della quello è notizia di servizio. servizio nel giornale. Il rischio qui non è quello di andare verso la notizia di servizio, anche spingere da questo punto di vista, ok, d'accordo, è fattibile. Qua il problema, secondo me, è il rischio che arrivi invece il bisogno mediato del cittadino, perché il bisogno che porta al così vai a fare, risolvi il tuo problema da carta entità. Qua c'è la buca e bisogna coprire la buca, bisogna fare pressione perché l'amministrazione intervenga. È giornalismo anche nel senso, fra virgolette, alto del termine, perché è giornalismo di servizio. Ma quando poi dobbiamo contrastare con la fatica del lettore a confrontarsi con le notizie, la mancanza della voglia di leggere una notizia negativa perché ormai il mondo è troppo negativo, lì rischiamo di scivolare invece verso la notizia positiva per se stessa. Allora, E scusate, allora il non tempo. ci No, ma arrendiamo. infatti Biagio, non ci arrendiamo. Ora, No, siccome abbiamo 4 minuti, io vorrei far la stessa domanda no. Ma sia a se vogliamo te più che a Manlio. tempo, se No, vogliamo vabbè, più dobbiamo tempo, rispettare, chiediamo è al dottore. autoreferenziale, ma dobbiamo. È chiaro che dobbiamo chiamare all'editore. All'editore, Al direttore, chiamiamo il se il direttore, ho direttore fatto ci una fa fare gaffa. un'altra puntata di questa cosa, non è che. Andiamo avanti a ruota libera, o No, rispettiamo però il nostro format di 24 minuti. questo volevo dire, è vero quello che dice Manlio, allora là entrano i nuovi linguaggi. Ma Allora là. però aspetta, per nuovi linguaggi cosa intendi di preciso? Perché noi magari riusciamo a comprenderci, abbiamo già un'idea di qual è vuole essere il nuovo linguaggio. Ma Però senti, se qualcuno ci ascolta, i lettori di tu immagina Blossicino. qualcuno che ti ascolta in questo momento e dice parli di nuovi linguaggi, ma digli quali sono i nuovi Ma i linguaggi nuovi che vuoi linguaggi sono i utilizzare. linguaggi di sempre, sono i linguaggi legati all'audiovisivo, all'audio, parlo dei video, parlo dei podcast, parlo di attività e azioni che sono presenti sulle pagine di Bloxicea da qualche anno e mi permette di dire anche con maggiore anticipo rispetto se non altro ai competitor locali nel mondo dell'informazione. Quest'anno ce lo attestano anche ricerche internazionali la stagione per i giornali online dei contenuti audiovisivi di medio formato sul taglio dei 24 minuti. Non a caso noi su Blog Sicilia facciamo Talk Talk Sicilia Sicilia. già da 250 puntate circa con un taglio proprio da 24 minuti, quindi probabilmente avevamo interpretato bene questa indicazione, forse con un po' di anticipo. Questa non è la stagione dei reel, quindi degli short, dei video brevissimi, ma questo tentativo di recuperare accuratezza e profondità di analisi con l'audio e con il video viene percorso da noi già da un po' di tempo. Per linguaggi nuovi intendo questi, che poi non sono nuovi, perché se vogliamo sono i linguaggi che abbiamo ereditato dalla radio, che è uno strumento In realtà c'è un straordinario, ritorno al è passato, mortale, supportato da tecnologie che oggi sono sempre più accessibili. Una produzione come questo format 10 anni fa non era immaginabile in termini Di di complessità costi e di e di complessità, certo. complessità, oggi con mezzi modesti riusciamo a fare un prodotto dignitoso dove riusciremo a vincere rispetto al fatto che il pubblico magari può più o meno apprezzare questi contenuti solo per la qualità dei contenuti. Deggio, scusa, io ho una curiosità che volevo Manlio tentasse di risolvere. Secondo me c'è anche un problema di qualità professionale dei giornalisti. Ovviamente non parlo di Blog Sicilia, parlo in generale perché la premessa di Biagio era chiarissima. Lui ha creato uno staff, tu dirigi questo staff, hai totale fiducia nel tuo gruppo di lavoro. Ma non c'è un problema con le nuove generazioni? Secondo te non è necessario che proprio perché ci sono nuovi linguaggi, che si faccia un qualcosa di più per formare in maniera più, come dire, più profonda, più caratterizzata anche dal punto di vista della gestione tecnologica, i nuovi giornalisti? Fondamentalmente, come giustamente diceva Biagio, i nuovi linguaggi in realtà non sono nuovi linguaggi, sono nuovi modi di utilizzare linguaggi che già conosciamo. E questo è quello che torna al discorso originale. In realtà le regole di approccio sono sempre le stesse. Se tu fai televisione, e la fai bene, quando realizzi Talk Sicilia, che è uno di questi nuovi linguaggi, e lo fai con le regole corrette della televisione, farai un buon prodotto. Se tu sai fare radio e quando fai un podcast,
con il nuovo linguaggio o il nuovo strumento del podcast, lo farai bene. E questo è il tema. Però i nuovi, i giovanissimi, sono facilmente tentati dalla strada quella semplice, quella di fare ascolti, fra virgolette, di fare pagine viste, di fare click, cercando la notizia nella maniera più grossolana, mettiamola grossolana, così. Spesso e volentieri priva di controlli, con verifiche, e questo comporta dei problemi. Ma quello che veramente rischia di far danno non è tanto questo, quanto il fatto che la quantità di notizie non verificate comporta una continua rincorsa da parte anche del giornale qualificato, che rischia di restare indietro semplicemente perché ha verificato una notizia. E poi diciamo c'è anche un problema di credibilità generale del mondo dell'informazione. E questo porta a un problema di credibilità generale. E questa cosa comporta che quando poi la notizia è corretta ci sarà qualcuno che dice non ci credo. Questo è quello che succede. Ma tutto questo è un problema generale ed è infatti un problema che vive in realtà anche Blog Siciliano nel selezionare nuovi collaboratori. Diciamocelo, abbiamo provato tantissime persone per poi dire a noi stessi. Ti lancio una proposta, ti giuro, non ne ho parlato con Biggio, non sarebbe possibile secondo te, anche utilizzando gli strumenti dell'Unione Europea, creare una scuola di formazione qui da Blog Sicilia, visto che comunque è un tentativo di, e questo possibile, non so, auspicabile probabilmente. È un bel sogno. È un bel sogno. Allora, che ne pensi di questa proposta che ho lanciato? Una scuola di formazione? Sulle risorse umane noi siamo impegnati, la nostra struttura che in qualche modo sostiene attraverso la consulenza, lo sviluppo tecnologico e la raccolta anche pubblicitaria, Blog Sicilia e tanti altri giornali online. Ricordo a me stesso che 7 anni fa abbiamo fondato Digitrend sul presupposto dell'esperienza editoriale che avevamo realizzato su Blog Sicilia e consapevoli del fatto che Blog Sicilia da solo in un mercato sempre più competitivo e povero da un punto di vista della raccolta pubblicitaria non avrebbe potuto mantenere le sue ambizioni, quindi in quel contesto abbiamo creato un network, collaboriamo oggi con tutte le principali testate regionali, siciliane, iperlocali, presenti in ogni provincia della Sicilia e con Digitend siamo impegnati in un fortissimo percorso di, diciamo, di addestramento e formazione permanente del personale tecnico e giornalistico che in qualche modo collabora con i singoli giornali online. Quindi a questo bisogno noi stiamo provando a rispondere in questo modo, ma diciamo all'esterno dell'impresa editoriale che dovrebbe, nel mio auspicio, nel nostro auspicio, sempre più essere impegnata in nella ricerca di storie da raccontare, bisogni agli utenti da soddisfare. E, i linguaggi sono nuovi perché sono i canali con i quali trasmettiamo quei messaggi o con i quali vogliamo trasmettere quei messaggi che sono relativamente nuovi, però come diceva Malli e come anticipavo io stesso, stiamo parlando delle basi della comunicazione. Noi stiamo provando a fare un lavoro da qualche anno che mi trova da un punto di vista editoriale molto soddisfatto, perché da un lato stiamo mantenendo diciamo, il profilo dei grandi numeri, almeno rispetto alla nostra dimensione. Fino al mese scorso abbiamo avuto 6 milioni di pagine viste, qualcosa di più di 6 milioni di pagine viste, serviamo 1,5 milioni, 1,6 milioni utenti unici nell'arco del mese, quindi sono numeri di grande rilievo in questo contesto regionale dell'informazione. Però abbiamo affiancato a questo tutta una serie di approfondimenti, stiamo cercando di recuperare l'accuratezza, lo facciamo anche grazie alle collaborazioni con altre testate, altre realtà editoriali. Una cosa che merita per noi è significativa è la collaborazione ad esempio con Video Regione, col canale 14 del Digitale Terrestre. Questo è una collaborazione che ci sta consentendo e ci ha consentito anche nelle pagine del nostro giornale di ripercorrere ad esempio tappe fondamentali della storia degli ultimi 30 anni. Parliamo di mafia perché è ritornata di attualità con l'arresto di Messina Denaro, abbiamo fatto quei bellissimi reportage che tu stesso hai condotto, hai concepito in qualche modo sulla storia del sacco di Palermo, che potrebbe essere intitolato alla stessa maniera la storia della borghesia mafiosa di Palermo, che poi piuttosto è la stessa cosa. O penso ai reportage di Antonio Turco
in questi anni, mi ricordo quello su sulla Fiat di Termini Imerese, così come una delle ultime interviste a Biagio Conte, per fare un altro esempio. E abbiamo fatto una quantità di prodotto, una quantità di materiali di approfondimento che da un lato introducono argomenti che fanno parte, diciamo, della storia di questa città, di questa regione, anche verso le nuove generazioni, perché li riporgono con i linguaggi che loro sono disposti a raccogliere. Poi se l'obiettivo, se la missione è stata compiuta o no, lo sapremo fra un po' di tempo, però questo è sempre di più lo sforzo che dobbiamo fare, immaginando un giornale che domani dovrà per necessità di cosa essere diverso da quello di oggi, per due ragioni. Uno, perché dovremmo provare, come abbiamo sempre provato a fare, a mantenere quel carattere distintivo rispetto al sovraccarico informativo che è presente in questa regione. La Sicilia è una regione strana per certi versi anche rispetto a tante altre regioni, dove c'è una numerosità di siti di informazioni iperlocali Beh, ci piuttosto sono siti che si abbondante, reggono su un solo giornalista, in realtà, dimensioni diverse, però non in un contesto competitivo in cui appunto la concorrenza, io lo dico sempre, ma glielo sa, non è più tra una testa e l'altra, ma il singolo contenuto è un singolo contenuto. Quindi dobbiamo immaginare di fare un giornale diverso, che abbia degli elementi distintivi ulteriori rispetto a quelli che oggi ci contraddistinguono, che potrebbero essere appunto un esorbitante uso dei contenuti audiovisivi sulle pagine del nostro giornale. Non credo che ci siano altri giornali online che hanno questo stesso approccio. In questi anni abbiamo fatto palestre, esperienze, abbiamo prodotto format televisivi che venivano dalla Seconda Repubblica e li abbiamo riproposti in un contesto social, poi abbiamo provato a uscire fuori dai social e a ricondurre, diciamo, gli utenti all'interno delle pagine del nostro giornale per accedere a questi contenuti audiovisivi. Comunque è molto complicato il mestiere dell'editore. No, il mestiere dell'editore, qua noi non siamo un'impresa editoriale classica, Maldo lo sa forse e tu lo sai pure, perché noi qua siamo una palestra di informazione. Maglio qualche anno fa diceva che eravamo operai dell'informazione rispetto anche, diciamo, alla prosopopea di alcune testate più autorevoli o apparenti tali. Noi siamo un vero ambiente in cui, grazie a voi, devo dire, alla vostra disponibilità, possiamo permetterci di sperimentare delle cose diverse, probabilmente come quella che stiamo facendo Per adesso. esempio, Mario, una battuta per chiudere e poi ti lasciamo alla confezione del giornale, perché già io ti vedo in tensione che giri i pollici perché tu non riesci a staccarti proprio. C'è una cosa che però in tutto questo non abbiamo nominato, abbiamo parlato di nuove tecnologie, abbiamo parlato di sostenibilità, ma c'è una cosa che io so a te tocca particolarmente nel cuore. In realtà il segreto di tutto è sempre la passione civile, la passione per scrivere. Tutto nasce da lì, tutto nasce da lì, almeno per quello che riguarda i giornalisti di lunga data. E Tutto anche quelli che nasce lavorano con te, perché diciamo, da come lì, dire, perché se non non... hai la passione per la scrittura, per raccontare, non puoi farlo. Soprattutto non puoi fare un giornale online, perché poi in realtà un giornale online, qui parlo di Blog Sicilia per la mia esperienza, ma sentendo i colloqui vale per Scusate. qualunque giornale online, è talmente assorbente che ti fagocita fondamentalmente un giornale online, perché la differenza rispetto a tutti gli altri strumenti di Non chiude informazione è mai. che non ha un Orario di deadline, non chiusura. c'è un momento di chiusura. Quando fai un telegiornale c'è un orario in cui ti devi fermare per forza, e anche se c'è una notizia non puoi più darla perché il telegiornale o è in onda o è quasi in onda o hai finito la bobina, vale per la radio, per il giornale cartaceo ancora di più. Il giornale online è sempre aperto e questo è una cosa bellissima da una parte perché è sempre informato, ma è Drammatico dal un punto di gran vista massacro massacro. per chi ha voglia di farlo, perché la questione è quella, avere voglia di farlo, Allora, ma se perché sei qui seduto e ti la sottoponi questione è, ci anche a sono molti modi questo di fare queste cose, ci supplizio, sono molti modi di fare queste cose, però se se si vuoi. Eh sottopone ancora a questo supplizio vuol dire sì, perché vuol dire perché ci proviamo. che... Va bene, allora io ringrazio Biagio Semila, l'editore di Blog Sicilia, e Manlio Viola. Speriamo di avervi raccontato in maniera precisa quello che vogliamo essere oggi e domani e anche dopodomani, e siamo al vostro servizio. Grazie, alla prossima puntata di Talk Sicilia.